Sì, allora, allora io farei un riassunto un po' di quello che è stata l'altra seduta. All'altra seduta sono intervenute parecchie persone dell'associazione animalista, soprattutto della Dingo, immagino, che penso il signor Gigi Bello sia uno dei rappresentanti della Dingo, o sbaglio? Uno dei tanti. Ecco, e è stata... Viene la signora, quella che era seduta qua? No, stasera? Madolina, credo. L'ho avvertita, ma non... Io ho avvertito Cristina Romieri e penso che lei abbia girato l'invito, no? Alle altre persone. Sì, una settimana non ero bene. Sì. Sì. Ecco, e niente, volevo dire, l'altra sera appunto abbiamo avuto questo incontro abbastanza animato. Io ho cercato di spiegare quali sono le ragioni per cui ci troviamo qua. Allora, intanto questo è un luogo che si chiama Casa dei Mori, così puntualizzo alcune cose. E che tra virgolette viene tra virgolette la parola gestito dall'associazione culturale di cultura politica Fondamente, che promuove vari incontri tra cui anche che sono promossi e gestiti dai vari soci e in cui però si accettano anche proposte di altro genere, con altre tematiche. Io avevo proposto questa tematica sugli animali domestici della sezione Venezia. E l'altro incontro è stato soprattutto, abbiamo parlato soprattutto della situazione dei gatti, che per varie ragioni da Venezia, centro storico, io parlo di Venezia centro storico, sono spariti, e secondo me anche per una eccessiva forma di sterilizzazione di massa che è stata attuata dalle associazioni. Con questo non voglio assolutamente colpevolizzare nessuna associazione, perché anzi quelli della Dingo sono gli unici che hanno per il momento cercato insieme al comune, all'ASL, diciamo che il comune ha delegato molto alla Dingo la cura e il benessere degli animali, anche se ciò non escluse il fatto che mentre una volta a Venezia se ne trovavano di gatti, adesso non se ne trovano più. E in giro sono tutti delegati, è emerso che sono, fra l'altro lo sappiamo più o meno tutti, c'è una colonia di gatti all'ospedale civile, per cui sono state raccolte delle firme per cercare di farli rimanere lì, e ci sono un po' di gatti al parco Savognan, c'è un gran numero di gatti a San Lorenzo, non tanto, a Marghera, scusa, a Forte Marghera. Ah sì, ce ne saranno 200. Che fra l'altro stanno benissimo anche secondo me. Ma ci sono due associazioni, la Dingo e anche un'altra. Ecco, sì, L'EMPA. È l'EMPA. Sì, io parlo comunque più che altro di Venezia Centro Storico, in cui allora, una delle computazioni che era stata data alla mia proposta di rendere Venezia di nuovo ripopolata con gatti liberi, che poi vengono chiamati gatti di vicinato, non mi piace usare la parola randagi, perché fino a qualche anno fa, fino a prima che ci fosse questa forma di controllo sulle nascite estremamente forte da parte della Dingo, dell'amministrazione comunale, si potevano vedere circolare gatti in giro. E adesso sì, una delle computazioni che è stata data giustamente giustamente bisogna ascoltare tutti da parte delle rappresentanti della Dingo hanno detto che in pratica il contesto urbano, le persone che abitano Venezia, i flussi turistici sono aumentati in maniera estremamente considerevole, per cui i gatti, che sono animali tutto sommato tranquilli, che hanno bisogno dei loro spazi e comunque che sono animali fortemente territoriali, a Venezia non si troverebbero più tanto bene. Questa è una delle ragioni per cui la Dingo fa così. Io vorrei far notare a proposito che invece in passato la Repubblica Serenissima, adesso Venezia ha 58.000 abitanti, forse anche meno, ma in passato di abitanti ne avevano più di 500.000, che era una metropoli vera e propria, per cui secondo me non dovrebbe essere questo, non solo l'argomento, ma non solo, ma si è anche sempre più diffusa una certa coscienza animalista, per cui è anche bello vedere animali in giro nei contesti urbani, animali che, ripeto, da secoli vivono in contesti urbani. Ecco, non so,
Io questa sera non vorrei solamente parlare, ripetere, parlare solo dei gatti, anche se spero che prima o poi si possano confluire certe cose tra di noi, tra le varie associazioni umaniste, eccetera, per cercare appunto di rendere magari qualche zona di Venezia, non dico dove ci sono flussi turistici, qualche zona di Venezia più frequentata da gatti liberi di vicinato. L'altra volta la Roberta Scusa, ma oggi non può venire via. Scusa, che oggi non può venire, è peccato. Aveva fatto un'osservazione molto importante dicendo che è giusto distinguere tra animali di proprietà e animali di vicinato, che possono essere benissimo curati dalle persone in determinati luoghi, come potrebbe essere benissimo anche il campo dei mori, mettendo una casetta, in modo che certi, aggiungo, determinate contributi che vengono date alle varie associazioni, di cui se volete dopo possiamo parlarne, fossero in parte dirottate a progetti di educazione civica e la convivenza con animali, dirottate alle persone che vivono in determinati luoghi dove questi gatti possono essere presenti e sono adottati dalla popolazione, però in maniera che vengono anche tra virgolette, non mi piace usare questa parola, comunque istituzionalizzati e protetti con appositi regolamenti dall'amministrazione comunale e dall'ASL che ha il controllo veterinario della salute degli animali. Ecco, questo era il succo della seduta precedente, per cui adesso io non so, farei un altro giro per sentire se ci sono altre voci, e comunque volevo anche introdurre, se permetti, Alessandra. Alessandra è una educatrice cinofila molto esperta, soprattutto di cani, oltre che di gatti, per cui magari una delle prossime volte si potrebbe anche fare una tematica solo riguardante l'educazione al cane, che però deve essere anche educazione al proprietario. Poi sui cani, secondo me stasera se ne può parlare anche in maniera già... Si possono buttare sul tappeto anche certi argomenti riguardanti la convivenza con i cani, che anche quella qui a Venezia per alcuni aspetti può diventare un attimo problematica. Aggiungo un'ultima cosa, tornando salto di palo in frasca, il gatto secondo me libero a Venezia sarebbe anche un ottimo deterrente alla popolazione dei ratti, che invece è molto aumentata. Ho fatto l'esempio l'altra volta delle cassette che venivano vendute anche alla Coop per i pipistrelli, che sono un ottimo sistema ecologico, piuttosto che spruzzare i vari insetticidi che venivano vendute. Perché non fare la stessa cosa con i gatti, mettendo in qualche campo, ripeto, meno frequentato dalle persone, più dai veneziani magari, eccetera, mettendo delle casette dove i gatti si possono rifugiare, come sembra che una volta, anzi sono sicuro che una volta fossero state messe anche dalla Dingo. Ecco, io avrei finito qui se volevamo fare un giro, dopo intervengo di volta in volta perché i grandi discorsi non sono il mio massimo. Beh, io volevo, sì, ho incontrato Vito e ho sviluppato la stessa riflessione autonomamente, perché mi rendo conto che ormai la città è completamente spopolata di gatti, che era una delle presenze costanti della mia infanzia, della mia giovinezza. C'erano gatti ovunque, io e noi abbiamo fatto una scelta di prendere un gatto e di non castrarlo, e lui gira, è il gatto che gira in questa zona qua, lui torna a casa per mangiare, il pomeriggio sta con i miei figli e la sera esce. Ho fatto amicizia con i gatti dello squero e vaga, solo che poverino è rimasto da solo. Sono lui, cioè sarebbe interessante che avesse una fidanzata, non so. Non lo sai però, scusa, che ne sai? Mica l'hai controllato? No, non lo controllo, intanto qualche figlio lo segue per capire dove va, però no, dove sono tutte sterilizzate, invece no, poverino, sarà frustratissimo. Questa sera vedo che la situazione è molto più tranquilla dell'altra sera. In un certo senso anche mi trovo un po' impreparato rispetto all'altra volta. Però, signor Gigibello,
ripeto, io non ho nulla contro la Dindo e non voglio fare la guerra tra associazioni. Insomma, si cercherebbe proprio di prendere dall'esperienza della Dindo determinate cose che sono molto importanti e cercare, scusa Patrizia, e cercare in qualche modo di trovare delle strade diverse dalle solite per la cura e il mantenimento dei gatti. Ecco, scusate, se vuole dire lei qualcosa. Comunque, la prima cosa da precisare, la Dingo non percepisce una lira né dal lusso né dal comune per quanto riguarda le cure e il nutrimento dei gatti di Venezia e dell'estuario. L'estuario comprende Sant'Erasmo, Bignole, Burano e anche Istorcello, dove ci sono notevoli colonie di gatti randagi. Naturalmente, ivi compreso Lido e Pedestrina. Ora, l'unica struttura che il comune sostiene in proprio è la struttura di sua proprietà, è quella che è sita a Malamocco, dove vengono messi i gatti malati oppure trasferiti per ragioni di vario ordine, cioè persone che si ammalano, persone che defungono, persone che si trasferiscono, gatti abbandonati in attesa di adozione. Questa è l'unica struttura che il comune mantiene, ma parzialmente, perché le spese veterinarie le paghiamo tutte noi. Da qualche anno? No, da qualche anno, da sempre, nel 95. Da quando ho firmato io personalmente la convenzione con il comune di Venezia. L'ho firmata per il gattile, non per le cure veterinarie. Comunque, appunto, cerco di chiarire un po' questi termini, perché la gente pensa che esistano fondi non consistenti ma sostanziosi, ma in realtà tutto è sulle spalle della cittadinanza, che ci sosteniamo con sottoscrizioni pubbliche. Lo stesso dicasi per Porto Marghera, dove il carico è assolutamente sulle spalle delle associazioni EMPA e Dingo, e anche qui ci sostengono con sottoscrizioni pubbliche. Poi, per quanto riguarda la situazione di Venezia, le casette, intanto che c'erano dei gatti in grossa quantità, dei gatti randagi in grossa quantità, venivano fornite dalla Dingo. Una volta parzialmente sono state fornite dalla defunta Vesta, ora Veritas, e ci ha fatto omaggio di 50 casette che sono state tutte opportunamente sistemate a Canareggio, nelle isole, eccetera, eccetera. Ah, dimenticavo anche Murano. Anche Murano c'è una consistente colonia in Sacra Serenella, particolarmente martoriata perché è assoggettata a maltrattamenti, eccetera, eccetera, cani lasciati liberi, eccetera, eccetera. Quindi, senza annoiare di più, volevo dire che per ogni argomento, ogni zona andrebbe sviscerata accuratamente, sono diretti interessati. Ora è vero. Le gattare sono persone schive perché sono persone che si muovono, o la mattina presto per non essere viste, o la sera tardi per non essere soggetti ai lazzi e ai frizzi delle persone. Quindi partecipano non spesso né a riunioni né a convegni, eccetera, eccetera. Comunque sono la forza che ha sostenuto dall'inizio la nostra attività come Dingo e come altre associazioni tipo Animali in Città, fondata più recentemente nell'anno 2000. Comunque le gattare, evidentemente, sono delle gattare che sono delle eccezioni. Sono la signora Millo di Castello, che ha dedicato la sua vita ai gatti, ha 92 anni attualmente e continua ad occuparsi della colonia della Biennale. Ora, senza annoiare, perché il discorso sarebbe estremamente lungo, io ho portato la nostra ultima posizione di associazioni sul randagismo felino, che sono state pubblicate sulla Nuova Venezia. Chi vuole può averne una copia. Non è un pistolotto immenso, ma comunque spiega un po' le nostre ragioni. Ora, per concludere, per quanto riguarda le sterilizzazioni, questa attività è frutto di un'iniziativa inglese dell'AISPA,
dove che ha mandato alcuni suoi volontari nell'anno 82 a Venezia, si rese conto della situazione che era lacerante e pietosa. Si calcolavano allora circa 12.000 gatti randagi a Venezia, ed era una cosa effettivamente devastante. Quanti erano? 12.000, comprendo le isole naturalmente. Mm-hmm. Io sono veneziano, ma non ignoro le isole, penso che siano veneziani anche loro. E quindi hanno assunto l'iniziativa di iniziare con la signora Scarpavola, voi conoscete sicuramente come artisti Scarpavola e marito, ma è essa stessa pittrice Scarpavola, la prima che ha occupato il lazzaretto vecchio nell'anno 1973 per mettergli i cani che altrimenti sarebbero finiti nella camera a gas dell'Ulisse. No, Ulisse, allora c'era un'autorità sanitaria diversa, ma comunque. I gatti e i cani in randagi venivano fatti fuori volentieri, anche quelli dell'ospedale civile, non è che venivano respinti ai margini, venivano fatti fuori dalle camere a gas fino al 91, come in America per dirla. Ora le sterilizzazioni sono cominciate attraverso l'esborso personale di queste persone nell'anno 1983. La dingo sorge nell'85. Si continua questa attività che ormai ha 30 anni, 32 anni di attività. Cosa impensabile precedentemente negli anni 60-70, perché né strutture né fondi dei privati esistevano a riguardo. Comunque è meritorio l'intervento degli inglesi a questo riguardo. Nell'anno 1987 viene istituito il primo gattile, credo, in Veneto, se non nell'Alta Italia, nell'isola di San Clemente, che ora è sede di un albergo di lusso, e continua la sua attività fino allo sfratto nel 1999 con il trasferimento di Malamocco, provvisorio ma stabile. Ecco, queste sono un po' notizie. Comunque bisogna dire che la giunta Ulisse di Venezia, Venezia Centro Storico e Isole, ci ha dato un fortissimo contributo nell'anno 1992 fino al 1995, stanziando una bella barca di milioni per le sterilizzazioni, ma non solo, anche le cure dei gatti randagi, e non solo, perché noi abbiamo anche dei casi sociali, se si presentano pensionati o altre persone che non possono curare i propri cani e gatti, per quello che possiamo noi sosteniamo. E fino al 95, quando c'è stata l'istituzione dell'Ulisse unificata, allora è cominciata una situazione piuttosto travagliata. Fortunatamente il comune ci ha soccorso con il gattile di Malamocco, è stata firmata una convenzione. Quest'anno questa convenzione è stata rimessa in discussione, defalcando il 20% di quanto stabilito precedentemente. Queste sono notizie purtroppo che vi risparmio per le stelle. Comunque qui c'è questo volantino, chiamiamolo volantino, lettera che noi abbiamo inviato alla direttrice dell'Expo Pellina di Venezia rispetto alle sue posizioni rispetto al ripopolamento dei gatti a Venezia, ed è sottoscritta da tutte le associazioni animaliste e da 43 esponenti vari. Chi vuole, io ho fatto le fotocopie apposta, vi renderete conto di parzialmente delle nostre ragioni. Scusate la lunghezza dell'intervento. No, non c'è problema, anzi, va benissimo. Un attimo, perché modero io, e prima di ridare la parola a Vito, che ha già parlato, Sì, volevo puntualizzare un attimo le cose che ha detto il signore. Allora, la dingo è stata, oggi ho voluto riguardare tutto, il comune di Venezia mette a disposizione della dingo, per quanto riguarda il gattile di Malamocco, 60.000 euro l'anno. Sono state tagliate il 20%, sono 49.000. Come tutte le contribuzioni dell'ultimo anno. Fino al 2012 era così. Esatto. Sì, adesso esatto. Sono state tagliate il 20%. Se è una precisazione solo economica, io lascerei la parola a un'altra persona. No, volevo far presente altre precisazioni. Perché non trovo che sia perché è giusto che tutti sappiano, prima di iniziare il discorso, che tutti sappiano queste cose, perché possono se no sfuggire. Per i cani randagi vengono dati 133.000 euro per il canile di San Giuliano all'Associazione Veneziana Zoofila per canile di San Giuliano. Questi sono tutti trasferimenti ad altri soggetti. Quindi per il controllo della popolazione urbana di colombi, lidia e altri animali, tra cui probabilmente anche i gatti, vengono stanziati 38.000 euro. Per bonifiche vengono stanziati e dati a chi?
questi non vengono dati, probabilmente questi vengono dati all'Arti. Questi colombi vengono dati a ditte private, ma non è solo per i colombi, un po'. Veritas è una partecipata del comune. Arti è una partecipata comune. E Arti è una, non è specificata. È una partecipata di Veritas. La Veritas non si occupa di colombi, ci sono delle ditte specializzate che si occupano di portare via i colombi e ammazzarli in grande quantità. Nell'ultimo triennio sono stati ammazzati 42.000, sì, a cura del comune. Sì. Poi per smaltimento delle fioni canine 12.000 euro, queste sono le tematiche, e più 60.000 euro per interventi di igiene ambientale e urbana. Si sa che nelle quindi sono 61.000 più 133.000 più 12.000 più no, aspetta, però non puoi mettere sono, tutte insieme, scusa un attimo, non puoi mettere tutte insieme, non sono Andrina, scusa un attimo, non mi interrompi quando io sto per cercare di puntualizzare le cose. Lo so, però ma se mi interrompi non mi fai finire. Scusa. Allora ho detto, per trasferimenti ad altri soggetti vengono dati 133.000 per cani randagi all'associazione, ripeto quello che ho detto prima, volevo puntualizzare, l'associazione veneziana zoofila, 61.000 la dingo perché si considerava un euro al giorno per ogni gatto, più 61.000 per la struttura di rifugio, più 3.000 di fondo scorta che vengono, si sa che nelle pieghe del bilancio dopo alcune cose vengono dirottate in una maniera o nell'altra, questo volevo far notare. Più 38.000 per il controllo della popolazione urbana di Columbia Livia, però, ripeto, là c'è scritto anche altri animali. Sono compresi le capre della Certosa, sì, i conigli di Murano, eccetera, sì, ma si sa. Cui però a cui dovrebbe far fronte per la luce, cosa che non fa assolutamente. Più 12.000 per smaltimento delle iezioni, come avevo detto prima, mi pare basta. Ecco, questo volevo dire. Per il comune fa attraverso la direzione ambiente, noi che mette a disposizione noi solo che con 49.000 euro del comune, sì, ci perdiamo 40.000 euro ogni anno che dobbiamo rimborsare di tasca nostra. Con la gestione del comune non basta per soddisfare i bisogni della popolazione felina che viene ricoverata a San Mamanoco, perché sì, sì, le spese mediche, le spese sanitarie e farmaceutici e dei veterinari vengono pagati esclusivamente da cioè dalla cittadinanza. Sì. Sì, sì, no, insomma, voi avete delle ottime iniziative, per esempio quella di dare animali a distanza in adozione a 108 euro, mi pare. Questa è animali a distanza, adozione a distanza, che insomma non vuol dire. Più naturalmente le cose di iscrizione della dingo, molti cittadini sostengono la dingo perché è l'unica associazione delegata alla cura di animali. Io adesso ripeto, non voglio fare la guerra alla dingo assolutamente, però vorrei che fossero esplicitate determinate situazioni e che ci si rivolgesse, come avevo detto l'altra volta, alle istituzioni che sono soprattutto ASL e Comune di Venezia. Ecco, io ho finito l'incontro, volevo chiarire determinate cose, se no si rimane qui. C'era lui che voleva parlare? Scusa, no. Premessa la buona fede della Dingo, io non penserei mai di mettere in dubbio, anzi penso che abbiamo fatto delle cose buonissime. Però, se il signore mi dice che ce n'erano 12.000, quanti ce ne sono adesso? Ho capito che ne abbiamo sperimentati un po' troppo, non esiste più un patrimonio genetico dei gatti veneziani, sono spariti. Esattamente, stabilirlo questo, il patrimonio dei gatti genetici veneziani, se vuole, se mi dà ancora mezzo minuto di tempo, io ho 74 anni, 75 quasi, sono reduci dalla guerra, seconda guerra mondiale. A Venezia, quando ho cominciato a aver lume della ragione, ho avuto il primo gatto che è stato portato da mia madre da Terporti, perché a Venezia non c'era l'ombra di gatto, né domestico, né di razza, né pregiato, eccetera. Erano stati tutti morti per sofferenze varie, carenze alimentari oppure mangiati. E quindi il ripopolamento è cominciato necessariamente dall'esterno. Se patrimonio genetico esiste, è patrimonio che esiste dalle campagne e dall'estuario, non da Venezia sicuramente, perché gatti non se ne trovavano. Infatti le racconto un particolare che può essere anche curioso. Avevamo questo gatto bellissimo che veniva da Terporti. Un giorno sento mia madre che urla contro una signora che scappa via col gatto in braccio. È riuscita a riprenderlo. E perché? Perché era una rarità, rubavano i gatti dopo la guerra. Sì, sì. Mangiavano. No,
Io che questa signora ha giustificato anche il suo furto dicendo ma era così bello, l'avevo visto fuori dalla porta. Ma adesso nel 2013 la figata è morta da un intento. E ce ne sono tanti che abbiamo fatto. Ma capiamo più o meno quanti c'entra adesso. A me figlio mi decido per 28 anni invece di farlo uscire fuori che corre pericoli, io sero dentro una carbona, non prende più né light, non viene investito. Comunque non è un fatto estetico, come che discorsi, il motivo per non farli uscire è che non prendo la caiuta di velino. Ma lei dato un mangiare dopo qualcuno, ecco, non è un fatto estetico. Ne parliamo come abbiamo detto l'altra volta, che non si parla tra persone. Scusate, vi posso chiedere di spostarvi da quella Già rispondo, dei gatti sono sicuramente di meno, non sono dell'idea che possano vivere bene dentro i gattili. Io il mio gatto l'ho preso dalla Dingo al gattile di San Clemente, e i gatti che ho adesso sono gli eredi, quindi sicuramente non odio i gatti, ne ho 5 e mi costano anche un tot dargli da mangiare. Se li porto fuori però c'è il rischio, perché me l'hanno raccontato più persone, che qualcuno li sterilizzi. Cioè, se un tuo gatto esce fuori in strada, passa la volontaria della Dingo che lo fa sterilizzare. Ma ti gamma di questa è una calunnia, però. No, non è una calunnia, perché a una mia amica è successo. Questa è una calunnia che va provata. Chi lo dice questo? Ma tu in giro. Adesso, aspetta, allora, se è finito, parla la signora, magari ce lo stai aspettando. Aspetta, la signora magari se può raccontarci. L'altro giorno sono andata da mangiare a un gattino che io ho a Roma, che lo pigliamo io e un'altra persona. Vive benissimo perché è protetto dal giornalaio e da un pakistano. Allora ho trovato questo gatto nero, fatalità, che lo buttano sempre in acqua a calci perché è nero. Ah, me l'aveva già detto. Ecco, l'altra volta l'ho trovato domenica e l'ho portato alla proprietaria, ho detto guarda che qui ha tutto come buchetti, già chiusi un po', e per forza mi va fuori i gabbiani, io amo anche i gabbiani, comunque i gabbiani io pungi in testa, lo beccano, adesso c'è l'invasione di gabbiani grandi così, ho paura anch'io di gabbiani, Un altro caso, se lei va da Quacchi, il negozio degli animali che sta di alto, è uno dei più bei negozi che vendono il cibo per gli animali, è di alto vicino ai due moli, per dire. Sebastiano aveva un bel gatto, aveva il giardino con una specie di mula che intanto saltava, un pitbull l'ha fatto fuori a pezzi, l'ha trovato morto, non ha potuto fare niente perché il proprietario del pitbull è sempre ubriaco, non si può neanche parlare. Questo è un bel problema, sì. Infatti non è un problema, infatti volevo stasera, non volevo soltanto che si parlasse di gatti, proprio per trovare anche una concordanza di vedute ed azioni sugli animali domestici in generale ed attenzione alla vedetta, secondo la promessa che anche i rapporti tra adesso c'è Gian Pietro, tanti sia abbastanza. Ma io, scusa, non c'ero, quindi stasera sono anche arrivato tardi, quindi non dovrei stare zitto, però voglio dire un paio di cose che perché io non so, diciamo, non ho informazioni, non conosco esattamente qual è la problematica del dibattito, però partirei da un principio così più generale. Il problema è che inviterei a ragionare così, almeno io vorrei provare a ragionare così. La città è un luogo in cui vivono esseri viventi, una molteplicità di esseri viventi, con dinamiche che evidentemente sono state alterate nel corso del tempo. Cioè, l'antropizzazione, l'uomo comunque è un meccanismo di modifica sostanziale degli equilibri, ma per definizione perché è una città, quindi non stiamo vivendo in campagna. Allora, questa cosa significa che c'è sempre comunque un intervento di qualsiasi tipo,
qui non esiste una naturalità riconoscibile. Io quello che vedo sono due elementi che mi interesserebbe sapere cosa ne pensate. Da una parte, il problema più che sterilizzare, non sterilizzare, eccetera, è se va mantenuto, rinforzato, alimentato un meccanismo che io chiamerei di privatizzazione degli animali domestici. Cioè, sostanzialmente gli animali vengono ridotti a cosa privata del proprietario. Nel caso del gatto, che è territoriale per quanto ne so, alla fine finisce con costruirsi una sorta di mondo un po' artefatto, che è quello della casa, diventa un mondo. Io ho degli amici che hanno dei gatti, non sono mai usciti di casa. Anch'io. Quando ero piccolo e avevo dei gatti, voglio dire, funzionava un po' dalla logica di Paola, cioè andavano, tornavano, eccetera. Ho la sensazione che un gatto che vive in un mondo, in qualche modo, cioè, ci sia delle modificazioni dal punto di vista del suo comportamento, del suo stile, eccetera. E comunque c'è una scelta deliberata di privatizzare quell'essere vivente. Non si è privatizzato fino in fondo, cioè gli si determina lo spazio, il mondo in cui vive, le regole di comportamento, eccetera, eccetera. Certo, c'è anche uno scambio tra sicurezza, come diceva il signore prima, sicurezza e privatizzazione. Certo, è evidente che se io sto in un ambito chiuso, in un luogo chiuso, alla fine corro meno rischi. Però non è che non ho altrettanti problemi di alterazione del comportamento, dello stile di vita. Allora, il primo tema è possibile in maniera ragionevole, equilibrata, senza estremismi, costruire delle forme di risocializzazione che vale per il gatto ma vale anche per i cani? Perché la risocializzazione del cane, che cos'è per me, per esempio? È il fatto che se un cane vive uno spazio, ci sono delle regole sociali da rispettare, che evidentemente sono proiettate attraverso il proprietario, no? Per esempio le cacche, per esempio, e la cura, quindi lo spazio, perché lo spazio è sano se tutti ci curiamo di quello spazio. Se invece lo spazio esterno è considerato semplicemente un luogo in cui scaricare negatività, appunto dalla cacca al resto, perché scarichiamo anche altre cose immateriali sull'esterno, questa operazione evidentemente fa sì che acuisce il livello di privatizzazione di noi stessi e degli esseri viventi. I primi a essere autoprivatizzati siamo noi. Ed è secondo me una contraddizione in termini, una realtà come Venezia, in cui il rapporto dentro-fuori, l'esterno-interno, invece è molto permeabile, sporoso, e anzi andrebbe incentivata questa porosità. Allora, finisco la questione dicendo, questo tema della privatizzazione è un tema rilevante secondo voi o no? Il secondo tema, altrettanto spinoso, lo chiamerei lotta biologica. Cioè, il problema è che comunque, se sterilizziamo i gatti, o c'è un meccanismo in cui c'è una sorta di pianificazione generalizzata e illuminata su una sterilizzazione, sugli equilibri tra prede e predatori, per esempio, no? Appunto, ratti, gatti, oppure gabbiani, eccetera. E quindi a questo punto, se entriamo in questa logica qua, bisogna veramente affrontarlo fino in fondo, perché quello che io vedo è che, siccome il gabbiano non è stato ancora privatizzato, il gabbiano invece cresce esponenzialmente, sì. E cresce proprio perché aumenta il livello di non cura dell'ambiente esterno, e siccome è fondamentalmente nella catena alimentare, interviene cibandosi di rifiuti, ecco che aumenta la popolazione con uno squilibrio. E questa si chiama lotta biologica, perché poi prima o poi qualcosa succede, o una malattia, o qualcosa che riporta e cerca di correggere questi squilibri. Allora, io penso che il tema sia, al di là dell'aspetto affettivo che ognuno di noi ha rispetto alle proprie esperienze, alle proprie storie, ai propri impegni, io credo che l'esperienza, voglio dire, sicuramente del Signore sia importantissima, e sono cose che hanno richiesto sforzi, impegno, eccetera, bisognerebbe andare un po' più in là. E aggiungo l'ultimo elemento, dico che la questione anche del chiedere ai servizi pubblici di intervenire è un po', in qualche modo, secondo me, un po' perdente oggi. Sul piano pratico, perché ci sono meno risorse, ma anche perché sostanzialmente ci deresponsabilizziamo chiedendo al comune, alla ULS o chi sia di risolvere problemi che dovremmo risolvere invece anche come collettività, come comunità. So se ho detto le cose inutili o troppo generiche, però certo bisogna tradurre poi in atti concreti, è evidente. A dirlo è facile, io so che è facile dire. Perché dai, voleste i dati tutti liberi a Venezia, tutti quelli che abbiamo a Prestina, ce ne sono tantissimi, che qualcuno dice sterilizzare, a Prestina aumentano continuamente, aumentano. Ma liberi? Sì, non sono colonia, sì, all'aperto, all'aperto.
però hanno una, un posto dove si, c'è anche la... si trovano oppure sono su tutta l'isola? No, no, sono, sono però ci sono i contadini che ogni tanto non si realizzano e butta i cuccioli là. Ci sono le vie, gli abbandoni che provengono da Chioggia. Perciò di gatti in giro ce ne sono tantissimi, non è che ce ne sono pochi, e aumentano continuamente. Però signora, i problemi nascono anche dal fatto che in qualche modo non c'è una responsabilizzazione dei cittadini nei comportamenti. Ma appunto bisogna educare il cittadino, ma come fai a educare il cittadino? Perché non possiamo educarlo? Mamma mia, è un'impresa impossibile. Certo, sì, infatti, basta vedere il pattume fuori tutti i giorni. Poi da no, 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 volevo solamente dire che per me è difficile educare. Chiede, fai una domanda. Posso dirti se ti presenti così? Sono Gasper Giosso, sono una guardia ecotrofica dell'OPA, quindi guardia di protezione animali di Venezia, l'unica guardia di Venezia, quindi sono solo nel suo letto. E, no, quello che volevo sapere io, va bene che ci sono tanti gatti palestinani, ma palestinani. No, no, ma è Veneto centro storico, lui sta dicendo. Ah, sì. Ma ci dà da mangiare questi gatti? Tutte le domande. Allora, non ci sono più gattari. Il problema è non ci sono più gattari perché non c'è il gatto. Che esiste, no, 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 sono anche pochi residenti ormai. Vero, ma io conosco comunque tante signore che... Dov'è finito il gatto? Dov'è il gatto? Ci sono ancora pappette in giro? Lasciate lì perché si spera che il gatto arrivi. Ma non ci arriva mai. Poi, ma a questi gatti solo le gattare devono dare da mangiare, cioè io come cittadina che vedo due gatti sotto a casa mia e sembra che non vada a dargli da mangiare. Io sono una comune cittadina, io ho due gatti, amo i gatti, ma non sono mai lei sola, non ce ne sono tanti che pastorano. Ma già c'ho il mio. Ah, il suo, ma se non abbiamo i gatti a Venezia, dopo. Ma c'è l'invasione, lo so dire anch'io, se ti fossi un gatto, io canto. Ma io penso che allora, prenotazione, allora lui finisce un attimo, poi facciamo la fine. Scusa. Quello che mi chiedeva, se noi cominciamo a sterilizzare i gatti per vedere quando creano, come volete, caos, mi domando cosa faremmo se ci fosse una foresta vicino con dei lupi che creano caos, sterilizzano anche loro. Sì, infatti, a questo punto cosa succede? Non riusciamo a sterilizzare i topi, scusate. Allora, Patrizia, poi di nuovo Vito. No, io sarei felicissima a vedere, però il problema, un altro problema da non, che non è un problema da poco, a parte il mangiare, che chiunque può dare da mangiare, cioè, sono le malattie che poi hanno si diffondono questi gatti, che potrebbe essere, e prenderli quando sono selvaggi, poi è difficile prenderli per curarli, perché ci vogliono le gabbie trappole a stare mezze giornate per prendere un gatto. Anche 10 giorni di attesa. Esatto. Ma si ammalano di più di una volta? No, certo. Magari una volta si lasciavano morire più facilmente, però voglio dire che quando un gattino, ad esempio quando ci sono le cucciolate di gattini, tutti quanti con la gastro impedite, piuttosto che con tutti quanti con la congiuntivite, che poi sono malattie mortali per loro, perché non è come per un umano. E quello è il problema, perché sì, io ho avuto questa esperienza, insomma, di questi gattini che andavamo a prendere. Ma quindi il gatto nasce dove? No, no. O il gatto? No, il gatto non nasce domestico, però di farlo stare più voglio dire, un gatto che sta anche fuori. Rischia di più. Rischia, ma c'è anche una selezione naturale, scusatemi se ve lo dico. A me mi piace vedere loro due. Ma la moto c'è un gattino che è della Virgo e io ogni giorno quando vado c'è sto gattino che ha la lingua fuori, gli occhietti così, e quello è un gatto che sarà destinato a morire. Io ho un gatto che ha avuto una gastroenterite e vive da tutta la vita, anche se io due volte all'anno gli do un po' di antibiotico giusto per non avere rimorsi di coscienza, per tutta la vita avrà il naso che cola perché è un sopravvissuto a gastroenterite dove è morta tutta la cucciolata. Ma lei ce l'ha a casa, non può curare se no morirla, e lei
certo. Sì, ma è uno su una buccia l'altra. Cioè, allora, Vito, poi tu. Allora, Vito, poi Valentina. Sì. Allora, io devo prendere un attimo il discorso molto bello che ha fatto Gian Pietro, che è molto, che abbraccia un po' tutta la situazione degli animali a Venezia, gli animali liberi, a partire dai gabbiani, dai cani, dai gatti, eccetera. Ok, un aspetto era stato già toccato da Roberta per quanto riguarda la privatizzazione. In pratica, adesso, un altro aspetto della privatizzazione è che qualcuno, quando ha il gatto, se lo tiene in casa, chiuso, il gatto, scusate un attimo, il gatto chiuso in casa soffre. Soffre, chiede sempre di uscire, ecco perché? Perché c'è questa forma razionale umana che per proteggerlo non deve più uscire. Secondo me bisognerebbe cercare portare a conoscenza delle persone che il gatto può benissimo, ripeto, se la cittadinanza viene coinvolta in progetti di cura dell'ambiente e anche dei gatti, come lo è per le immondizie, come lo è per altre cose, a dispetto degli animali, al benessere dell'animale, si potrebbe anche essere un attimino più laschi, c'è il gatto di proprietà, eliminare quella che è la concezione del gatto di proprietà che è applicata in un certo senso anche quando si fanno i gattini o altre colonie. Sembrano che siano proprio, l'impressione mia, sembra che siano proprio delle zone in cui c'è proprietà privata, questo è il gatto è mio, me lo gestisco io, questi gatti sono. Perché la gente viene incoraggiata con i cani, eccetera. Ce ne abbiamo anche abbastanza di esperienza, la Dingo ne ha moltissima di esperienza. Però proprio per questo si tratterebbe di fare un passo avanti e essere un attimo più, tra virgolette, liberali rispetto a determinate situazioni, facendole controllare anche da guardie zoofile, come avevo detto anche l'altra volta, se si incentivasse di più il controllo da parte di opportune guardie ecozoofile sul benessere degli animali, certi scempi che vengono ventilati si ammalano di gastroenterite, si ammalano di congiuntivite, insomma ogni volta si trova qualcosa di negativo in questi gatti. Ci sono anche tanti gatti che stanno bene, la mia gatta va fuori e dentro casa e non ha mai avuto niente facendo le corna. Ce n'è un'altra purtroppo che è sparita a causa di un cane, che secondo me è a causa di un cane, perché ritorno al discorso dei cani, ci sono dei cani, grazie a te. Non si può dire complimenti, ma secondo lei lui ci sta bene, non è, non si può dire complimenti, è Valentina. Sì. Allora perché la lascia libera? Ma non è mica che l'ha lasciata libera, io ho sofferto moltissimo e comunque non parlo delle sofferenze, perché secondo me... No, abbiamo detto che... delle cose private, così, io sto parlando in generale, secondo me si potrebbe avere un atteggiamento più liberale verso gli animali in genere. Liberale non vuol dire così li butto là nella strada e basta, vuol dire che deve essere sorvegliato a livello scientifico da opportune conoscenze che possono avere soltanto forse alcune persone. Comunque adesso chiudo il discorso e preferirei che si parlasse anche di cani. Per riprendere un attimo una cosa, il gatto deve stare in casa alla finestra. Se io la chiudo in una stanza, la finestra sta bene lo stesso. I miei vivono vanno sui tetti, stanno benissimo, ne ho tre. Ma anche io sono felice. Altri giorni, altri giorni. Io ho tre gatti, una che è sempre stata in casa. Sì. Perché è sempre stata in casa, sì, perché sì, abitava in condominio. E altri due che abitano con i miei, che escono. Sì. Ma i problemi che ha la mia gatta in casa sono moltiplicati rispetto ai miei gatti che escono, sì, perché è in gabbia. Ma mai a Venezia ho visto ultimamente un cartello che fa suo marito un gatto nero e dava dei soldi per chi lo trova. Ma perché è ovvio che una persona si affezione per riavere il gatto. Basta, anche ma spariscono anche gli umani, guarda chi l'ha visto. Ma perché stiamo parlando di gatti? Sì, no, è stesso. No, vabbè, umani. Ma e comunque c'è un proliferare di gabbiani che ha messo in luce, e non solo Gian Pietro, ho letto anche dei libri in cui i gabbiani stanno veramente proliferando alla grande a Venezia. Anche perché comunque se lei ascolta il parere di qualsiasi veterinario, nessuno, quasi nessuno è favorevole alla sterilizzazione di massa, perché si crea una colonia esistente, una popolazione di gatti malati, perché non c'è più riproduzione, quindi la specie si va a estinguere tra virgolette. Vabbè. E gli unici gatti che avremo saranno gatti malati, se è questo che volete, perché siete animalisti, buon per voi, perché manca la competizione naturale. Sì.
Allora, adesso parla, voleva riprendere un discorso del lei. Volevo dire che a certe condizioni, che mi baso sull'esperienza, è possibile dare una certa... Signora, mi scusi, può lasciar parlare? Ai gatti di casa, ma vanno applicati degli strumenti che sono fra l'altro utilizzabili scientificamente. L'anagrafe felina, cioè un gatto si allontana, non serve che tutto il quartiere venga mobilitato per decine di giorni come facciamo noi, perché i gatti che si perdono sono parecchi. Quindi, obbligatorietà dell'anagrafe felina e controllo sulla popolazione dei cani, in modo da evitare che i gatti, una volta usciti, non siano spranati. Perfetto. Ci vogliono almeno due condizioni, sì. Allora sarà possibile. Intanto che queste condizioni non saranno possibili, noi correremo dietro i gatti, riceveremo segnalazioni di gatti smarriti, 9 li ritroviamo, il 10 purtroppo no, chissà che fine ha fatto. Sì. Gian Pietro? Sì, io volevo aggiungere solo una cosa, perché mi ha fatto pensare il tema delle malattie, no? Cioè, in realtà, voglio dire, il modo in cui si curavano, tra virgolette, le persone secoli fa, qual era? Il meccanismo dei ghetti, degli ospizi, no? A Venezia c'erano le isole specializzate, si mandavano quelli delle malattie infettive da una parte, i matti dall'altra, eccetera, eccetera. Allora, io penso che se ragioniamo in termini di esseri viventi, io insisto su questo termine, perché dovremmo permetterci di uscire dal ghetto, perché qui sennò c'è la specializzazione, non c'è il partito dei gatti, il partito dei cani, il partito sì. Se andiamo con i partiti, che non usciamo più, cioè bisogna costruire una comunità, cioè la comunità è gente che dialoga, che capisce se esistono forme di coesistenza, di convivenza. Allora, il tema dei gatti, del fatto che non essere sbranati dei cani, credo che qui dentro siamo tutti d'accordo. Il problema è, sono d'accordo anche sul fatto dell'anagrafe felina, perché questo probabilmente aiuta anche a costruire un riconoscimento dei gatti che ci sono. Cioè che non sono randagi in quanto abbandonati o lasciati a se stessi, esatto. Ma sono presi in cura, in alcuni casi da un individuo e da una famiglia, in alcuni casi da una comunità. Può diventare anche il modo di costruire legami di prossimità fra le persone. Le persone attraverso gli animali costruiscono relazioni sociali. Allora, io penso, è uguale sul discorso delle malattie. Io dico, se un gatto si ammala, vuol dire che vive in un ambiente insalubre. Ma è insalubre non solo per lui, ma anche per noi. Se no, il principio della mamma che io vedo ogni tanto, vicino a casa mia, a casa nostra, c'è un asilo, no? Allora, la bimba o il bimbo butta per terra la carta, no? Magari la prima volta tende anche a raccogliere. Risposta della mamma, lascia stare che è sporco. E l'ha buttato in terra la bimba. Allora, è chiaro che l'ambiente diventa sporco e schifoso perché noi produciamo un ambiente sporco e schifoso. Quindi in qualche modo gli animali sono uno specchio del nostro modo di vivere. Gli animali sono uno specchio del nostro modo di vivere. La vivere la ferro non è dovuta alla sporcizia. Una roba tipo l'AIDS, è un gatto su tre è affetto mondialmente dalla FIV o Ma la gente che soffre di AIDS li mettiamo negli ospizi, li isoliamo in un'isola? No, l'ho detto io. Mi chiedo però. Sai cosa vorrebbe dire lasciare una mano del Lux 13? Farlo sopprimere. Noi abbiamo un reparto latto invece per i gatti affetti da FIV e per il nostro gattino. Questo va bene. Non accettiamo di sopprimerli. Questo va bene, che ci sia la cura, voglio dire la cura, cioè anche questo è il concetto, che c'è l'ospedale, in cui se uno è ammalato grave va in ospedale, se è ammalato meno grave sta a casa e viene curato dai familiari o dal medico che lo visita, no? Cioè voglio dire, ne va in giro. Ed è il concetto, secondo me superiamo l'idea, cioè se ragioniamo in termini di esseri viventi in uno stesso spazio, che insistono nello stesso spazio, cambiamo il modo di guardare a quella realtà. Perché non siamo separati, non siamo dei marziani che stanno accanto agli altri marziani. Sì. Vito? Sì, volevo dire, prenderei nota del discorso che ha fatto il signor Gigi Bello, che è giusto, che mi sembra anche una forma razionale di apertura verso determinati discorsi. Che è vero che a Venezia ci sono tanti cani che non vengono contenuti e controllati, e per cui anch'io stesso, quando lascio fuori la mia gatta, sono molto attento, cerco di capire esattamente dove va, che poi, sono, ripeto, i gatti sono territoriali. Più di 200 metri da casa non si muovono, più di 150 metri, 200 metri da casa di raggio non si muovono. Per cui
per cui mi sembra giusto che si puntualizzino queste cose qua. L'altra volta io stesso per primo avevo detto che è giusto secondo me che tutti i gatti vengano microchippati, per cui l'anagrafe felina, è giustissimo, mentre nell'ufficio tutela degli animali del comune dice soltanto che i gatti di proprietà su richiesta del proprietario possono essere microchippati. Invece secondo me dovrebbe essere una pratica generale. Sono d'accordo. Il costo è minimo, però. Il costo è anche minimo, è una cosa che si mette dentro l'orecchio, quindi non. Quindi mi pare che su questi due punti si possa già avere un discorso di apertura. Volevo soltanto, posso Alessandra farti intervenire per quanto tu sei più esperta di me riguardo queste problematiche che vedi sugli animali che tu conosci, sui cani soprattutto, il rapporto padrone a cane, ecco. Che dalle nostre parti ci sono cioè, è vero che gli animali uniscono, è anche vero che molte volte gli animali dividono. Allora sì. Alessandra e dopo dovrebbe unire. Vai. Posso? Sì. Rapidamente, sono Alessandra, sono educatore cinofilo e studente di riabilitazione patologia comportamentale del cane. E io mi ricollego, ha detto molto bene lui un discorso che non la conosco manco, ok, Gian Pietro, che ha toccato la questione etica di cosa sono gli animali nella società, dell'antispecismo, di una serie di cose e soprattutto il fatto che dell'antropomorfizzazione dell'animale, cioè questo io parlo per i cani, per conosco i cani, è uno dei problemi, diciamo il problema principale, cioè praticamente il fatto che sul cane vengano fatte una serie di proiezioni umane per ignoranza ovviamente, di per motivazioni personali, emotive, comunque diciamo come vedete della carenza di conoscenze etologiche di che cos'è il cane nella sua alterità e di conseguenza cos'è il rapportarsi da umano a cane, genera una serie di problematiche che sono spesso legate poi al malessere del cane e al malessere del rapporto persona-cane e spesso causa dei malesseri che si creano tra le persone, quindi a livello sociale, quindi sì, ci sono contesti, in Venezia ci sono molti cani, il cane è un oggetto, è una moda, tutti vogliono il cane bello, il cane bravo, cioè il cane bello vogliono tutti, questa è la verità, senza sapere se quella razza fa veramente al caso tuo, perché il cane non è tutto un cane, se prendo un Jack Russell piuttosto che un cane corso, io avrò da gestirlo in maniera completamente diversa, e sarà diverso nella mia famiglia, nel mio contesto e nel mio sociale, quindi non potrò pretendere di fare delle cose con un cane o con un altro se io non so come farlo. E da lì nascono le problematiche, per esempio, di cui vinto tanto perché voglio collegarmi magari a quello che hai detto tu e di tutti voi, per esempio il fatto che spesso per una ragione tutta umana esiste una correlazione diretta tra una persona che si prendono un certo tipo di cani e che poi non li sanno gestire, e nella nostra zona, parlo per quella che conosco, purtroppo questa abitudine di cioè cani di un certo tipo portati, gestiti male, portati a derive comportamentali veramente patologiche, diventano invece così gestiti con grande leggerezza, lasciati liberi, e il problema è che quando un cane che ha delle motivazioni di aggressività, di possessività, di predatorietà di un certo tipo, viene fuori che sbranano i cani, che viene allora perché manca la responsabilità, cioè non c'è il fatto che tu hai un animale, ma la prima cosa che devi dirti io sarò responsabile di un essere umano. Come quando fai un bambino, che non fai un bambino a caso, capito? Uno status, si fa, ma è. Io dico la stessa cosa perché comunque tu hai delle responsabilità etiche anche verso l'animale e verso la società con cui andrai a interagire tu come individuo e il tuo animale con altri animali e altre persone. E invece purtroppo il concetto di responsabilità è proprio una questione etica e filosofica che viene trascesa, non viene considerata, insomma, la banalità prendersi un cane.
e invece dopo si rivelano una serie di problemi in una casa. I cani sono pieni non solo di cani accalabbiati dalla ASL, ma anche da cani che il proprietario cede perché è ingestibile, è un cane pazzo, è un c'è il problema comunque sempre il cane, non sei tu che ti poni la domanda. Grazie a Dio la cultura cinofila sta andando un po' avanti, c'è gente che in Veneto, dico, sono ancora indietro, qui a sud in Lombardia, conosco le realtà, cioè che veramente siamo anni luce avanti, però si spera sempre che, cioè pian piano anche qui vedi che la gente può pensare che un cane con un problema, magari vado da un educatore, magari perché io, ma umano, cioè non so, ma sono già meritorio se mi rivolgo a qualcuno che può spiegarmi come funziona il mio cane, che cosa posso fare io per, anche per trarne uno, cioè per essere, perché la relazione con l'animale deve essere anche gratificazione, deve essere rispetto prima di tutto, e poi gratificazione, crescita dell'individuo, della famiglia, del cerchio sociale, come si diceva, per quando esci con i cani, crea anche ottime relazioni. Io Vito l'ho conosciuto per i cani, per esempio, perché vivevano insieme i nostri cani, però sì, non so poi se gli argomenti sono sono tanti, sì, perché grazie. Allora c'è Giuseppe che si presenta, prima non si è presentato, due piccoli spunti. Allora prima si diceva che in città il problema dei gatti è che la città è molto antropizzata. Io vado in Grecia nelle città da 25 anni dove è più pieno che a Venezia, perché Milano, Sparos e Naxos sono pieni così e ci sono centinaia di gatti. Non vi dico quello che gli fanno d'inverno, che è molto brutto purtroppo, i vari comuni delle Cicladi, però d'estate pullula di gatti e nessuno gli fa male perché la gente è anche abituata a vederli. I cani sono diventati in maggioranza in città perché sono spariti i gatti, ma quando c'erano 50.000 gatti e il psico di turno col cane poteva andare in giro a inseguire 200.000 gatti perché si sarebbe anche stufato dopo qualche ora. Fermo restando che ci sono anche cani a Santa Margherita che attaccano altri cani o che ne hanno sbranati, ma quello è un problema di testa. Non serve guardare se sai per sapere che se uno maltratta gli animali o fa cose del genere ha delle turbe psichiche e lì dovrebbe intervenire il comune, i vigili o chi per esso, perché parliamo di problemi seri. Cioè, se uno fa cose del genere vuol dire che non si sta con la testa. Ma non è vero che in città i gatti non ci possono stare perché ci sono molti turisti, eccetera. Se i turisti ne vedono tanti, forse come una volta sarebbero ben felici di vedere tanti gatti. Sì, sì. Punto. Sì, io sono Andreina, volevo sapere se qualcuno di voi conosce la storia recente di Villa Groggia. Perché mi sono dimenticata di avvertire la Franca di questa nostra riunione. Qualcuno mi ha raccontato che c'è stato un problema tra cani e bambini a proposito appunto del rapporto, ecco. E in quel caso il gatto non c'entra, ma credo perché a Villa Groggia ecco, e se qualcuno mi spiega un po' meglio il divieto delle feste per i bambini è stato praticamente mistificato, non esiste alcun divieto perché sia la municipalità sia il comune sia la biblioteca smentito che ho fatto le feste, ci sono i cani, purtroppo questo ci sono un problema perché è effettivamente una zona libera per cani. Ma no, io avevo capito che era l'opposto, e cioè che c'è stata una lamentela da parte di un proprietario di un cane, perché mi sembrava che fosse questo un po' una giustifica. No, io ho parlato con la Fraternità Rossa, lei dice in maniera non avuta ha riportato questo diverbio e praticamente i genitori si sono allarmati credendo che le feste fossero proibite, in realtà non esiste nessuna disposizione del comune. Il comune ha opportunamente smentito per stampa e la cosa si chiude, insomma. Altro problema è l'ordinanza con tanto di affisce sulla porta di Villa Groggia che ordina che i cani perlomeno siano tenuti, almeno quelli di certe dimensioni, siano tenuti a guinzaglio, cosa che non avviene. Ma questa è una cosa che esula dal rapporto tra bambini e cani. Sì, io volevo un attimo riprendere il discorso che faceva Alessandra. Allora, soltanto per allargare un po' il discorso un po' più sui cani, faccio un piccolo, prima faccio una piccola parentesi ritornando ai gatti.
riguardo la deratizzazione. Tempo fa, se vogliamo parlare di episodi che sono successi, al Lido sembra che siano stati intossicati dei bambini perché hanno toccato i latticini che c'erano nel giardino. Chiusa parentesi, ritornando alla stessa idea. Se uno vuol tirar fuori certi argomenti, li tira fuori sempre. Allora, il cane è un discendente dei vari tipi di lupo e l'uomo è intervenuto moltissimo sui cani perché il cane è sempre stato confidente, amico sia dei pastori nomadi, sia delle, dei, sia dopo la protezione dell'agricoltura e del gregge, e i cani sono stati selezionati per avere determinati comportamenti da parte dell'uomo. C'è il cane piccolo, che sono i cani cosiddetti da allarme, che fanno, volevo soltanto un po', e bisogna comportarsi, hanno dei codici di comunicazione che sono diversi dai cani corsi di combattimento, dai pitbull, che sono stati selezionati apposta per fare combattimenti, per far gare. Sono diversi dai levrieri che erano destinati alla caccia al coniglio e quindi morfologicamente sono adatti per la corsa veloce, sono diversi dai cani tipo terrier che invece sono cani da caccia che hanno come principale attitudine quello di scavare per nascondere le cose oppure per trovarle. Quindi l'educazione cinofila è importantissima che avvenga e che soprattutto quelle persone che per proiezione si prendono dei cani che non sono solo belli, ma ci sono delle persone che si prendono dei cani enormi qua a Venezia perché proiettano proprio io che forse è debole rispetto ai cani grossi. Cioè effettivamente se si parla di gatti bisogna parlare anche di questi episodi, di questa maleducazione che molti proprietari hanno rispetto ai propri cani. Maleducazione perché il cane cerca sempre, rispetto al gatto, il cane cerca sempre di far contento il proprio proprietario. Se il proprio proprietario, anche inconsciamente, gli propone delle gestualità che evocano aggressività, il cane diventerà aggressivo. Che serve per la caccia? Ecco, per cui se si parte da questo e dopo si unisce al problema dei gatti, così si riesce a... Se volete dei levrieri. Si è costituito in Italia un movimento pro levrieri che vengono eliminati in Inghilterra. I levrieri che sono animali da corsa, così si fanno le scommesse, quando non reggono più vengono uccisi. Comunque se ne volete qualcuno, ce ne sono una centinaia che vengono selezionati in questa maniera. Selezionati, cioè per dire sì, sì. Grazie per l'intervento. Grazie. 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 Buonasera. Buonasera Silvio. Vi facciamo sapere se facciamo degli altri incontri. Se volete, grazie. 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 Se avete la mail magari no. Ma no, ma io vi trovo tramite la Cristina. Se vuole scriverla lì, sì, volentieri. Sì. Con nome e cognome anche del Cielo Gigi. Sì. Sì. Scusa, volevo fare questa parentesi per dire che appunto ogni cane ha bisogno di un proprietario che sappia leggerne i codici di comunicazione e quindi è importante che adesso non si facciano, molti proprietari non scelgono il proprio cane in maniera così superficiale, mentre i gatti, il discorso delle razze dei gatti è stato un po' inventato. Io sono d'accordo con quello che ha detto Gigi Bello quando ha parlato della signora che organizza le mostre feline per vendere i gatti, il problema di Venezia per vendere i gatti. Cioè, i gatti devono essere quelli che sono del territorio, no? Quelli che vengono accoppiati. Buonasera. Grazie a voi. Non so, se volete facciamo qualche altro intervento oppure tiriamo... No, io avevo due cose. Avevo due cose che volevo proporre. Allora, la prima è, io sarei interessato a una discussione su un tema che ha rilevanza con la responsabilizzazione proprio sul tema dei cani, che è un tema spinoso, ma che mi piacerebbe discutere, che è quella della tassa sui cani. Perché? Perché normalmente si interpreta chi propone la tassa sui cani un nemico dei cani. In realtà ha molto a che fare anche con una logica. È vero che portando l'elemento, diciamo, di economicità dentro, però si entra in una logica di maggiore responsabilizzazione, o si potrebbe entrare in una logica di maggiore responsabilizzazione, e anche fra l'altro agganciando la tassa a dei servizi che vengono offerti e evidentemente anche a degli obblighi che vengono proposti, che vengono richiesti.
Questo è il primo tema. Il secondo, che secondo me bisognerebbe, proprio perché ho la sensazione che il dibattito, un po' come si è sviluppato, è tra l'idealità, cioè appunto, ah, sarebbe bello, eh sì, voi sì. sognate l'idea che ci possa sì, essere sì. la comunità che gestisce, eccetera, e poi la triste realtà che invece è fatta di gente che sbarra le porte in casa, che quindi il gatto se lo tiene lì, che in qualche modo costruisce cordoni sanitari, perché è lo stesso modo con cui si mettono le telecamere, no? Cioè la scelta è, io metto la telecamera per controllare la mia proprietà o cerco di migliorare il livello di sicurezza sociale della comunità in cui vivo. Qui abbiamo proiettato un film molto brutale e toccante, beh, anche molto... che interroga molto, chiama la zona, che appunto su come in alcune realtà, per esempio in questo caso ambientato alla Città del Messico, la privatizzazione degli spazi urbani fa sì che uno si chiude dentro nel proprio recinto e si costruisce la propria legge, la propria norma. Allora, cosa volevo dire? Che sarebbe probabilmente interessante capire se riusciamo o se siamo in grado di proporre una pratica sperimentale, un progetto pilota, sì. che quello che la casa dei mori, il campo dei mori potrebbe essere un luogo in cui coinvolgendo tutti i vicini, gli esercenti pubblici, eccetera, eccetera, diciamo, ma se ci fossero due o tre gatti qui, poi come reagireste? Si potrebbe fare un primo questionario, perché poi non è buttiamo i gatti così per strada. Primo questionario, cominciare a discutere di prossimità. E dopodiché, se questa cosa accade, beh, ci dà un gatto che è quello della Paola, ma voglio dire che cerca, e giustamente il tema è anche quello poi che un gatto da solo, cioè non è che socializza da solo un gatto. E anche poi del modo in cui questa cosa pone tutta una serie di filiera, per esempio il modo in cui si gestiscono i rifiuti, che un rifiuto biologico è sano, è tutto che il gatto magari mangia anche le spine di pesce banalmente, no? Se invece appunto invece ho della porcheria o per cui secondo me potrebbe essere un piccolo esperimento da fare su scala proprio molto locale, molto più di prossimità. Dico due parole dall'altro punto di vista, che sarebbe molto bello, ideale, che la società è proprio creare equilibrio biologico, che gatti controllano un po' ratti, perché buttano il veleno per i ratti. Volevo solo dire che è un veleno che crea emorragie interne. Nessuno si neanche pensa perché sono morti, non muoiono in un colpo. Se lo prende gatto muoiono in un colpo, perché gatti se lo prendono per fame non giocano, lo prendono lo mangiano, una cosa naturale. Se tu metti il veleno muoiono con le dolori atroci, perché non muoiono subito, passa qualche giorno con le emorragie interne e dopo muoiono. E sempre è un essere vivente che secondo me lo controlliamo anche lì noi umani, però sarebbe meglio controllarlo in modo naturale, biologicamente, che i gatti controllano. Ecco, sarebbe che almeno se le morite. Sì, perché buttano i veleni, però è una crudeltà, diciamo, dobbiamo controllare ovviamente, però... Anche i topi peraltro muoiono in maniera... Sì, esatto, appunto. Sì. Vengono già utilizzati quasi gli stessi veleni. Chi faccio parlare? Volevo fare un paio di battute così per drammatizzare. Allora, visto che per le strine ce ne sono tanti di gatti, se qui ci dovesse mancare qualche esemplare, facciamo il ratto dei gatti. Ecco, poi dopo riguardo ai cani, io dove abito, ho tutti i giardini sotto e tutti i giardini che danno su un parco, diciamo, sono tutte villette affacciate su un bel parco, tra l'altro pubblico, dove cercano di andare a giocare anche i ragazzini di massima, no? Il problema è che tutti quelli che sono autisti, no, a parte quello che francamente bisognerebbe tirarlo qui. No, c'hanno il cane. Allora, in campagna non è come in città. In campagna il cane, tu dici, è libero. È vero che è libero, perché a volte in giardino, sempre lì, fanno i loro bisogni, non escono mai, io non l'ho mai visto. I padroni, ce ne vedo uno, due, ma proprio di 200 che sono, che prendono un guinzaglio e fanno due passi. Sono tutte prigioni dorate. In realtà sono prigioni,
perché camminano molto di più in città. Perché la gente pensa che mettendogli un pezzettino di giardino con un po' di verde il cane sia felice, invece il cane è il prigioniero, e cosa fa il cane prigioniero? Fa la guardia, perché il suo lavoro, il suo mestiere è fare la guardia. Non tutto. Cosa fa per fare la guardia? Abbaia a ogni movimento. Dopo, quando non c'è più nessuno, cioè non passa più nessuno, poi quando passano i cani, per carità, si scatena il finimondo, la famosa cagnara. Certo. Però quando invece non ci sono più i cani che passano, cioè il cane è abituato ad abbaiare, allora guarda gli alberi e dice: oh, ibo, una foglia che cade, aspetta che abbaio la foglia, no? Poi dalle parti mie te l'ha sempre detto, per cui foglie si muovono sempre, cadono. Allora io ho provato a parlare col proprietario di questi due caglietti, che praticamente sono tanto carini, sono piccolini, abbaiano, cioè senza soluzione di continuità, dalla mattina alla notte. È una cosa, cioè tu, io tre volte vado, perché io cosa ho fatto? Ho fatto come fanno gli animali in via di estinzione. Mi sono ritirato in una parte della casa, la casa è 80 metri quadri, vivo in 40 perché non sto più sul giardino, quindi non ho più la possibilità di godermi i profumi, il giardino, il verde, eccetera, perché purtroppo, cioè, non ce la faccio, insomma, capisci? Ho una facoltà di gestire lo stress molto limitata, ma purtroppo riuscirei anche, no, in alcuni momenti della giornata, ma non c'è, io vado in soggiorno, c'ho la cucina, mi preparo da mangiare dei pasti molto frettolosi e poi col piattino me ne vado, quindi un auto isolamento per poter perlomeno stare un po' tranquillo. Allora ho provato a parlare col proprietario, il proprietario mi ha risposto: ah, beh, boh, sì, ma va. Allora io gli ho detto, questa è una battuta chiaramente, ho detto: senti, facciamo una cosa, mi faccia parlare con i suoi cani, che magari ci mettono. Va bene. Basta. Domanda, ma si crea un'associazione dopo tutto questo parlare con delle finalità, o ci ritroviamo e ne riparliamo ancora? Io sarei per il fare, quindi se c'è un'associazione, lo statuto, faccio il venditore nella vita, quindi magari trovando anche degli sponsor si può fare qualcosa, se no ce la raccontiamo per altre 10-15 riunioni senza incidere realmente. Cioè, se non porti dei numeri in comune a un giornale, è una cosa tra di noi. A me sembrava ci fosse una proposta di coinvolgere, sì, più che di focalizzare 10-15 persone che si occupano del tema, è proprio l'opposto che noi cerchiamo di fare con questo spazio, cioè dal gruppetto aprirsi alla città, e quindi piuttosto una questione tipo un questionario o delle... anche delle passeggiate di quartiere in cui si intervistano le signore che abitano a piano terra piuttosto che i negozianti, potremmo anche organizzarla. Io propongo un mercoledì, invece di trovarci qua adesso che abbiamo un po', di fare proprio la passeggiata di quartiere per individuare gli eventuali si potrebbe partire proprio da sì, proprio da qua iniziare a farci, perché la passeggiata un progetto pilota che funziona, poi dopo e poi iscriverlo. In effetti non so se serve un'associazione, ma serve qualcuno che si prenda la briga di guarda giustamente di scrivere questo una traccia di questo progetto, però poi essere un gruppetto di persone che inizia a farlo questo percorso di apertura. Io vorrei integrare questa cosa, cioè il concetto è il passaggio dalla logica della, diciamo, ennesima associazione, che poi qual è il rischio dell'associazione? E che costruisce anche lì un piccolo partito, no? Cioè no, cioè per cui no, di San Martino è un giardino bellissimo che viene devastato regolarmente da tutte le feste di San Basilio, spende miliardi di tasca sua per creare un giardino pubblico, perché è aperto al pubblico, voi venite a fare una passeggiata a San Basilio, c'è un giardino spettacolare dove questa palaccia investe i suoi soldi per dare una cosa tipo i giardini privati newyorkesi, londinesi, aperti a tutti.
se tu non fai un qualcosa lì. No, no, sono d'accordo. No, volevo sono d'accordo, però volevo come hai fatto il nostro sistema. Volevo precisare questo, cioè il passaggio dall'associazione al progetto. Cioè l'idea che comunque un progetto significa è inclusivo, cioè porta dentro. E quindi per esempio io credo che bisogna insistere molto nel riuscire a costruire un dialogo proprio con chi ha competenze, saperi, esperienze accumulate. Sì. Perché lì dentro c'è un noi assolutamente non vogliamo stare in questa logica e la combattiamo a partire da qua, perché altrimenti se iniziamo a dire che dobbiamo arrivare con un 30 persone magari per arrivare a avere la posta dei numeri per avere, ma no, ma per arrivare cosa, ad avere le briciole di un'amministrazione che compra in questo modo i voti, e sinceramente noi le facciamo meno. Io ho una grande paura di quando arriverà la dingo per gli esseri umani, sì, la privatizzazione della castrazione, ci sarà una grossa intervento. Uno sviluppo l'ultimo intervento, poi io chiuderei perché sono già sì. Prima non potevo dire una cosa che intervenire da dingo, quindi non devi dire le cose, no, preferirei di no. Anche perché dopo mi aspettano fuori con Australia, Pirici o chissà che altro, quindi non vorrei, poi gli estremisti, dobbiamo stare insieme agli estremisti, quindi... Ma dopo l'ho capito, ho detto. Sì, ma ci sono un po'... Sì. Sì, perché hanno capito che in minoranza... E niente, volevo dire semplicemente che c'era già un progetto di questo tipo, proprio da parte della coordinatrice di zona dell'OIPA. Cioè voleva proprio mettere, farlo con una raffinina, farsi far passare il regolamento che deve essere obbligatorio metterla, così c'è il controllo perlomeno, anche sui dati che girano, insomma, che ci sia comunque, sai che c'è, sai che ci sono, sai, tieni controllo il numero, così non c'è i 200 milioni di gatti, una qualche altra. 100 milioni di baionette, sì, se mi sembra. Però dicevi che la coordinatrice non è qua a Venezia, ma è a? È di Mestre. È di Mestre e raramente viene a Venezia. Non viene mai, evitiamo. Non no, mai. Allora, la questione è che lui invece è l'unico, che non c'è l'altra volta, lui è l'unico volontario, perché questo non è un lavoro, è un volontario che ha fatto un corso ed è specializzato. Quindi potresti prendere carico di darci una mano anche a questo lavoro? Da organizzare questo lavoro. Come si fa, in modo che sia anche la stessa metodologia che usate anche da altre parti, no? Decidiamo una zona. Cioè, lui può darci una mano sulla parte... Vabbè, fare l'anagrafe, capire poi dopo se il fatto di creazione di una guardia ecozoofila, di una guardia zoofile, l'altra volta la signora ha detto che cioè, ci sono già, che sono quelle di Venezia. No, parlava dei vigili urbani che hanno, alcuni hanno una specializzazione, ecco, di questo parlava, ma il vigile urbano dipende dal comune ed è pagato e non è un volontario, fa questo per lavoro. Cioè, un volontario infatti è meglio rispetto a uno pagato dal comune, perché è volontariato, non lo fai per i soldi, quindi si sente di doverlo fare, cioè lo fa perché vuole farlo. Quindi la creazione di una struttura di guardie, secondo me è migliore rispetto a una sterilizzazione totale, come dice anche la signora, quelli che stanno male, cioè controlli, sai che sono incinta, c'è una gatta incinta, quando sai che hai cuccioli, vai, c'è una guardia che va, controlla.